Masca, che per mandato istituzionale si occupa di programmare in modo condiviso le politiche sociali, le politiche sociosanitarie, le politiche educative e della formazione. Nello specifico, per realizzare questa programmazione condivisa, si occupa del coordinamento fra tutti gli enti, quindi gli enti locali, i comuni, gli enti sanitari, sociosanitari, le istituzioni educative, i servizi pubblici e privati che erogano appunto prestazioni e servizi per la popolazione, le associazioni di volontariato, la società civile, e per fare in modo appunto che tutto quello che su un territorio in tema di servizi alla persona, in tema di cura del benessere della cittadinanza si realizza, sia realizzato in modo coordinato, in modo consapevole, condiviso e con alcuni indirizzi chiari e definiti. I comuni dell'ambito di Treviglio, per fare questo lavoro di coordinamento, di realizzazione di interventi, si sono dotati di un'azienda speciale per i servizi alla persona che si chiama Risorsa Sociale Ceradatta, che appunto siede qua a Treviglio in via Abate Cripe, di cui io sono dipendente. E questo è giusto per situare un attimo il contesto istituzionale. Vorrei raccontarvi un attimo qual è stata la storia del coordinamento dei servizi per l'infanzia dell'ambito, fare due parole su quello che è il sistema dell'accreditamento dei servizi all'infanzia, che per noi è molto importante come sistema, e da ultimo proprio un accenno a quello che è appunto il percorso formativo che dopo la giornata di oggi, anzi con la giornata di oggi, parte e si realizzerà quest'anno. Allora, in attività di coordinamento fra i servizi all'infanzia del nostro territorio e dei territori della nostra provincia iniziano sicuramente nei primi anni 2000 con i progetti legati alla legge 285 del 97 che promuoveva disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e per l'adolescenza. E dal 2007 come data di riferimento è iniziato proprio un lavoro che ha coinvolto il livello territoriale e il livello provinciale, finalizzato alla costruzione e alla qualificazione della famosa rete dei servizi per l'infanzia di cui hanno accennato anche gli amministratori prima di me. Che cosa si è fatto per conseguire questo obiettivo della costituzione di una rete? Si è fatta tanta formazione, si sono fatti piani formativi triennali nel corso degli anni passati, distinti sia a livello provinciale, quindi più orientati sul tema della formazione dei coordinatori e dei referenti per i servizi, più invece sul livello locale orientati alla formazione degli operatori. E ciascun territorio, e Treviglio diciamo, è stato sicuramente assieme a Bergamo uno dei più virtuosi da questo punto di vista, ha messo in campo, ha progettato e realizzato tutta una serie di iniziative a corredo e a valorizzazione di questi piani triennali. Si parla di realizzazione di convegni e giornate studio come quella di oggi, percorsi formativi per operatori, percorsi di formazione per genitori, tutto il tema del sostegno alla genitorialità. Nel corso degli anni sono stati messi in campo diverse proposte formative in questo senso, eventi e feste promozionali, perché insieme all'aspetto formativo è comunque importante mettere anche quello dell'incontro, della relazione, del tempo libero da passare insieme e della promozione di una cultura dell'infanzia che poi anche grazie a questi eventi si riesce a portare avanti. Sono stati realizzati alcuni materiali formativi promozione e di testimonianza di quello che poi viene fatto all'interno di questi percorsi, di cui qualcosa trovate nella cartellina che vi è stata consegnata all'accesso. Sono state promosse anche alcune sperimentazioni, sempre nella cartellina trovate ad esempio una scheda che illustra quella che è la sperimentazione che abbiamo portato avanti lo scorso anno, grazie comunque al finanziamento dell'Assemblea dei Sindaci con i fondi del piano di zona, che è questa app dal titolo In Buone Mani, che è in attesa diciamo dell'entrata in vigore delle disposizioni normative sul tema dei seggiolini per i bambini. È stato uno strumento che abbiamo voluto valorizzare, che abbiamo voluto sostenere nella sua realizzazione, nella sua sperimentazione, finalizzato a prevenire il tragico fenomeno
questa iniziativa che noi abbiamo finanziato, abbiamo dato la possibilità ai nidi che hanno voluto stare su questa proposta di provare a utilizzarla gratuitamente anche per dare modo a chi l'ha proposta di riuscire a sperimentarla e a migliorarla, e mi viene da dire che l'obiettivo è stato centrato. Dal 2011 è la data che mi sono segnato. L'ambito ha all'interno di questo lavoro appunto di costituzione della rete ha proposto lo strumento dell'accreditamento. È uno strumento tecnico, però volevo fare due parole perché secondo me è comunque importante per situarsi un attimo all'interno di tutto quello che è il sistema dei servizi locali. L'accreditamento è un metodo di governo amministrativo della rete locale dell'unità di offerta, e l'obiettivo che hanno le procedure di accreditamento è proprio quello di arrivare a un sistema integrato tra il pubblico e il privato, quindi tra gli enti pubblici erogatori di servizi e gli enti privati erogatori di servizi, in cui il pubblico non è più solo erogatore, ma soprattutto si fa promotore, facilitatore e garante di una serie di aspetti. Soprattutto gli enti locali con le procedure dell'accreditamento si danno l'obiettivo di stimolare un lavoro di qualificazione dei servizi, sia dei propri servizi, quindi quelli pubblici che vengono erogati direttamente, sia di quelli privati alla cui realizzazione i comuni partecipano attraverso finanziamenti, attraverso sostegni. La qualificazione appunto e la procedura dell'accreditamento ha riguardato dal 2011 i servizi per l'infanzia, ma sul nostro territorio riguarda tutti i servizi alla persona, l'assistenza scolastica educativa, i servizi di assistenza domiciliare, tutta un'altra serie di servizi che eroghiamo come comuni, come ambito e come enti del privato sociale, produttori di servizi sociali. Che cosa comporta l'accreditamento nello specifico dei servizi all'infanzia? Ovviamente il possesso di tutti quelli che sono i requisiti strutturali e gestionali previsti dalla normativa, qua non si fa sconti da questo punto di vista. Comporta che gli enti che richiedono l'accreditamento abbiano dei progetti pedagogici formalizzati, esplicitati e dichiarati, che poi vengano costantemente monitorati nella loro implementazione. Comporta che gli enti accreditati si dotino di dispositivi efficaci di comunicazione fra il servizio e l'utenza, in questo caso le famiglie che mandano i propri figli o che utilizzano i servizi integrativi per l'infanzia, per avere un costante scambio e monitoraggio tra chi produce il servizio e chi ne usufruisce, sempre in termini di qualità. Implica un impegno a una stabilità contrattuale, a una continuità in termini di operatori, quindi soprattutto in questo caso nel lato del privato è uno stimolo a qualificare anche il proprio personale e a e cercare di creare le condizioni per evitare quel turnover che spesso invece capita e che influisce sicuramente sulla qualità. Implica la partecipazione alla rete territoriale, perché uno dei requisiti che noi chiediamo a chi vuole mantenere l'accreditamento è proprio quello di prendere parte alle riunioni di coordinamento, a tutto quello che si fa per decidere tutti assieme come andare avanti, come portare avanti queste iniziative come quella di oggi. Implica l'obbligo di formazione degli operatori, per cui almeno 20 ore all'anno di formazione qualificata, per cui ci sono tutta una serie di enti che possono erogare questo tipo di formazione. Gli operatori degli enti accreditati, dei nidi accreditati, dei servizi all'infanzia accreditati ogni anno devono realizzare almeno 20 ore di questi percorsi formativi, e implica anche la possibilità di partecipare ai finanziamenti che l'ambito mette a disposizione. Abbiamo lo scorso anno erogato ad esempio dei voucher per il sostegno del costo dell'accesso ai servizi da parte delle famiglie. A questo finanziamento hanno ovviamente potuto partecipare solo quelli che sono i servizi all'infanzia accreditati. Non tutti i servizi per l'infanzia del nostro territorio sono accreditati, perché è impegnativo, perché comporta di fare alcune scelte gestionali, per cui non è un obbligo, è una possibilità che viene data e che viene diciamo così agevolata. Il lavoro che vedrete oggi è stato realizzato proprio grazie al contributo di quelle persone.
persone, di quelle figure di coordinatrici, di quelle figure di educatrici che hanno che appartengono agli enti che fanno parte del coordinamento dei servizi accreditati all'infanzia. L'ultimo affondo che volevo fare è proprio sulla prospettiva futura. Noi come ufficio di piano, come ambito territoriale per i servizi sociali, ci dotiamo dei documenti di programmazione triennale che si chiamano piani di zona. Il piano di zona attualmente, che stiamo attualmente tentando di implementare, è scansionato sulla triennalità 2018-2020 e sul lato dei servizi per la prima infanzia e degli interventi per l'infanzia che i comuni, le istituzioni scolastiche, le istituzioni educative, la provincia e tutti gli altri enti che hanno sottoscritto il piano di zona si sono dato è proprio quello di lavorare nell'ottica e nella prospettiva indicata dal decreto legislativo 65 del 2017 dal titolo Disposizioni per la costituzione di un sistema integrato dei servizi per l'infanzia da 0 a 6 anni. Conseguentemente a questo decreto legislativo gli enti locali in questi anni stanno ricevendo dallo Stato centrale una serie di finanziamenti anche abbastanza significativi per la gestione dei servizi delle scuole per l'infanzia. E io ho fatto un censimento di quelli che sono i finanziamenti sul nostro territorio, sui 18 comuni che ne beneficiano, sono circa 500.000 di euro all'anno che per una triennalità sono stati erogati e sono tuttora erogati ai comuni. Che cosa sostanzialmente finanziano queste risorse? Tre principali voci di intervento. Uno, edilizia scolastica e manutenzioni, quindi tutto il tema infrastrutturale. Due, costi di gestione dei servizi, quindi effettivamente il costo degli insegnanti, piuttosto che quegli interventi che comportano mantenimento di calmierato dei costi delle rette per le famiglie. E tre, coordinamenti pedagogici e formazione, che è un po' il centro della giornata di oggi. Nel piano di zona ci siamo dati l'obiettivo di accompagnare quello che è previsto dalla normativa e di mettere in campo tre azioni sostanzialmente che vadano in questa direzione. La creazione di un tavolo di regia di ambito che superi il coordinamento per i servizi, cioè che integri il coordinamento per i servizi alla prima infanzia e che in un'ottica di sistema integrato 06 vada a coinvolgere anche tutti gli istituti comprensivi e gli enti gestori delle scuole parificate per l'infanzia. Abbiamo avviato nella primavera del 2019 questo tavolo di regia e è all'interno di questo tavolo di regia che abbiamo un po' pensato il percorso formativo che oggi è di cui oggi è la prima giornata. E il tavolo di regia, appunto, l'altra azione che abbiamo pensato di attivare è quella di un coordinamento pedagogico, perché così prevede la normativa, proprio finalizzato a darsi quei linguaggi condivisi, quelle modalità di lavoro comuni, quella cultura della cura dell'infanzia univoca che va data al bambino nella fascia di età tra 0 e 6 anni, intendendola come uno snodo, una fase dell'età evolutiva che ha una sua unitarietà e quindi che deve essere vista in modo integrato, e l'attivazione di percorsi formativi. Oggi è la chiusura del percorso formativo che è un triennale che adesso vi verrà abbondantemente con tanta cura raccontata e con tanta partecipazione, ma è anche l'avvio del percorso formativo appunto allargato alle educatrici dei servizi all'infanzia e alle insegnanti delle scuole per l'infanzia, scuole materne, dal titolo Prendersi cura delle relazioni, competenze in gioco nei percorsi di crescita dei servizi da 0 a 6 anni. Noi l'abbiamo pensata questa primavera con alcuni dirigenti scolastici, con le colleghe dei servizi all'infanzia, con Luigina, con Irene, e abbiamo detto vediamo come andrà, che riscontro avrà la proposta formativa che proviamo a lanciare. Siamo stati sotterrati dai numeri, dalle richieste di partecipazione, per cui stiamo già valutando di dover raddoppiare la proposta formativa, perché non ci stanno tutte le persone che si sono candidate per partecipare nelle aule e nella forma soprattutto poi laboratoriale interattiva che intendiamo proporre. Quindi siamo molto contenti di questo risultato, significa avere colto comunque